di mio interesse, ok? E collaboro con XTB dando supporto ai trader sulle analisi giornaliere quest'anno qui con i derivati, sfruttando un po' la volatilità. Attualmente siamo su un 258% di operazioni effettuate, ok? Ovviamente ci riferiamo un po' a livello generale e quindi questo per darvi un po' anche, per chi non mi conosce, una dimensione un po' più di chi sono e di che cosa realizzo all'interno della mia compagnia. E vi chiedo innanzitutto un po' scusa per quanto riguarda la mia voce, un piccolo mal di gola, quindi cercherò di parlare il più alto possibile. Grazie agli amici di Trend Online potete seguire il webinar in maniera interattiva scaricando la demo. Okay? Quindi in questo momento qui avete l'opportunità di scaricare la demo. Fatelo perché è veramente molto facile, molto intuitiva. Potete seguire in una maniera piuttosto rapida, piuttosto veloce i miei le mie slide, ovviamente le operazioni che poi possiamo effettuare direttamente in piattaforma. Ok? Perfetto. Cosa parleremo di che cosa parleremo in questo webinar qui? Operatività di breve periodo. E diciamo che inizieremo un progetto che avevo in mente da diverso tempo e che con i clienti di XTB stiamo cercando di portare ormai portare avanti da 3 anni a questa parte. Okay? Quello che è un po' il manuale dello scalper, diciamo attività di breve periodo, quindi cosiddetto mordi e fuggi, che permette di fare operazioni ovviamente molto rapide sul mercato, cercando ovviamente appunto di carpire i momenti di volatilità. Questa è la prima parte, come vedete, la parte 1. Ovviamente per tutti voi che ci seguite è possibile avere le slide, quindi sostanzialmente a fine webinar potete tranquillamente chiedermi le slide di questa prima parte del manuale sullo manuale dello scalper. Faremo una primissima parte molto rapida qui, concentrata sulle slide, ok? Per cercare un po' di inquadrare un po' l'operatività di breve termine, l'operatività di scalping, cercare di capire effettivamente come effettuare questa operatività e poi ci sarà il trasferimento direttamente in piattaforma, così dedicheremo anche una mezz'oretta alla piattaforma e quindi sotto questo punto di vista avremo l'opportunità di verificare anche quali saranno le condizioni di mercato e come effettivamente poter operare, come poter andare avanti un po', cercare di effettuare qualche operazione rapida sul mercato. Innanzitutto bisogna capire che cosa significa appunto fare scalping, che cos'è lo scalping, è una tecnica appunto di una strategia, una tecnica di trading che permette di rubare, ovviamente rubare tra virgolette, pip al mercato cercando di realizzare tante operazioni accumulando gain di piccola entità. Okay? Quindi, come vi dicevo prima, è assolutamente fondamentale quando si inizia a tradare, quando comunque si vuole fare questa attività, bisogna essere consapevoli quale tecnica sto utilizzando e del fine della mia tecnica. Ok? Quindi una definizione molto semplice, molto chiara e molto diretta.
Ovviamente, come tutte le strategie, come tutte le tecniche di trading, è assolutamente fondamentale il setting primario, ok? Setting primario, che cosa vuol dire? Avere sempre chiara una overview settimanale che quindi ci permette di avere un attimino un focus su quello che è il mercato, su come si sta muovendo il mercato. È importante capire che anche se vado a fare attività di breve termine a 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, poi vedremo anche i time frame, devo capire effettivamente la situazione di mercato su cui sto lavorando e individuare le congestioni, le fasi laterali su cui devo muovermi e piazzare ovviamente i miei livelli di rischio, ok? Nel nostro caso, ovviamente, i livelli di rischio saranno controllati tramite stop loss dinamici, quindi tramite degli ordini edge e dei trailing stop. Ok? Assolutamente importante questo concetto qui, perché molte volte durante il corso di questi 3 anni che comunque stiamo lavorando sullo scalping, e molti clienti fanno sempre purtroppo l'errore di non avere sotto mano, diciamo, il setting primario, quindi di non stabilire effettivamente quello che è l'analisi generale. Perché è fondamentale? Un fattore chiave, anche se io inizio a fare scalping, ok, il mercato può sempre sorprendermi, e quindi sotto questo punto di vista posso convertire, anche con una serie di strumenti che ci mette a disposizione la piattaforma, un'attività di scalping in un'attività, diciamo, intraday o addirittura multiday, o fare il percorso inverso. Okay? Bisogna avere sempre, per chi lavora sul mercato, bisogna avere sempre una certa flessibilità, perché poi se ci intestardiamo un po' con determinate cose, determinati fattori, determinate condizioni, poi il rischio è quello di prendere un po' delle batoste piuttosto importanti sul mercato. Poi vi farò vedere un esempio proprio pratico che mi è successo a me ieri in trading room con alcuni clienti. E il concetto fondamentale, quindi, setting primario, abbiamo detto la view, le analisi che conosciamo tutti, sostanzialmente, mettiamo analisi fondamentale, analisi tecnica e vi aggiunto l'analisi della volatilità. Okay? Molti di voi mi chiederanno cos'è l'analisi della volatilità. Tanto per darvi un'idea, l'analisi fondamentale, diciamo, ci aiuta per andare a settare, andare a gestire un po' sotto questo punto di vista delle operazioni di trading, delle operazioni di investimento di medio-lungo periodo, ok? Il classico lavoro del cassettista, diciamo, lì funziona molto l'analisi fondamentale, ok? E quindi faccio un setup di tutti quelli che sono i miei di tutti quelli che sono i miei valori, nel scegliere magari un'azione o nel scegliere un indice, una materia prima, un cross valutario su cui andare a investire da qui a X mesi. L'analisi tecnica ci aiuta come seconda tipologia di analisi, ci aiuta sostanzialmente per operazioni intraday, ok? Sicuramente vedrete tanti webinar qui, ma anche su altri canali. Vedrete tanti webinar che vi parlano di analisi tecnica e ovviamente vi aiutano soprattutto a fare quelle classiche operazioni intraday: apro la mattina e chiudo la sera, sostanzialmente.
o anche la si possono utilizzare anche per un orizzonte temporale fino a settimanale più o meno. L'analisi tecnica sicuramente è molto valida. E come terza cosa abbiamo ovviamente l'analisi della volatilità che diciamo pochi ne parlano, pochi la conoscono perché comunque è un'analisi molto difficile da effettuare e diciamo è l'analisi secondo me più adeguata appunto per cercare appunto di fare un lavoro, sfruttare delle tecniche di scalping qualsiasi esse siano, okay? Perché comunque non c'è una tecnica di scalping, ovviamente abbiamo l'opportunità di applicarne diverse sostanzialmente. Noi qui ovviamente non parleremo di analisi fondamentale, analisi tecnica, perché comunque avete insomma tanti contenuti a vostra disposizione, cercheremo di capire effettivamente come valutare l'analisi della volatilità e ovviamente fatto questo quando operare. Okay? Io personalmente identifico il mercato in tre fasi principali, la fase di trend, la fase di congestione e la fase di breakout. Okay? La fase di trend sostanzialmente è una fase che ovviamente tutti avete, secondo me, conoscete molto bene. È una fase in cui ovviamente si possono, è una fase in cui possono piazzare i classici trade intraday o i classici trade settimanali o addirittura mensili, ok? Le tecniche di scalping sì, si possono anche utilizzare su fasi di trend, ok? Quindi questo è un grande vantaggio che hanno le tecniche di scalping, la possibilità di utilizzare sia la fase di trend sia la fase di congestione, che è poi quella che noi andremo ad utilizzare, ad analizzare in questo webinar. E ovviamente poi abbiamo la fase di breakout che poi capiremo grazie, diciamo, a un webinar fatto proprio ieri con tutti i miei clienti. Vi farò capire cosa intendo io per breakout, perché poi con i breakout andiamo ad utilizzare i nostri stop loss dinamici. Ok, quindi queste sono tre fasi che dovete sempre tenere a mente. Come vi dicevo, perché fanno parte del nostro setting primario, dobbiamo capire effettivamente in quale fase sto lavorando. Ok? Fatto questa analisi di trend, devo scegliere questa analisi primaria, devo scegliere sostanzialmente l'asset su cui lavorare. Io personalmente ho tre asset che sinceramente, al di là del broker, comunque sia che rappresento, secondo me, tre asset in generale fanno il nostro caso per operare con un'attività di scalping. Questi tre asset, secondo me, sono DAX, quindi l'indice tedesco, le blue chips tedesche, oro ed euro-dollaro. Sono i tre asset che per motivi distinti hanno la possibilità di farvi lavorare con tecniche di scalping. Ok? Io personalmente prediligo il DAX, che è poi il nucleo principale, quindi l'asset principale di queste slide, per tre semplici motivi. Spread estremamente ridotto. Sullo spread bisogna tenere in considerazione una cosa: lo spread sui futures del DAX è sostanzialmente di un punto, okay? Quindi differenza tra domanda d'acquisto e domanda e tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, okay? Noi in XTB lo vedremo poi in piattaforma, abbiamo esattamente un punto di spread e
con il nostro conto standard, non avete alcuna tipologia di commissione. Okay? Quindi nel momento in cui aprite la posizione, troverete lo spread che ovviamente verrà riflesso un po' sulla piattaforma, sulla vostra posizione aperta, e da lì non avrete nessun altro costo. Okay? E quindi è fondamentale avere uno spread ridotto. Okay? Poi abbiamo la velocità dei movimenti che si hanno in mercato laterale, che lo vedremo poi nell'analisi della volatilità del DAX, ve lo farò vedere proprio in real time cosa sta succedendo sul DAX in questo momento qui, ok? E ovviamente un fattore che non ci lascia ovviamente che ovviamente è la cosa che ci interessa di più sostanzialmente, è un mercato, il DAX, altamente remunerativo, ok? Quindi ci può far fare guadagni molto rapidi, ma ovviamente dall'altra parte abbiamo anche guadagni, diciamo perdite piuttosto considerevoli se non utilizziamo la nostra tecnica, i nostri livelli di stop loss dinamici. Ci sono delle domande, Francesco, qui vedo che mi chiede che cos'è il PIP, è semplicemente un'unità di misura, ok? Generalmente il PIP viene utilizzato sulle valute. Nel DAX si parla in questo caso qui, di punti, ok? Faremo sempre riferimento in punti perché comunque troverete sempre le espressioni in punti. Se qualcuno di voi ha qualche problema nell'apertura del conto demo, ok? È abbastanza semplice. Nella card che vi ha lanciato, che avete trovato prima, durante la slide precedente, che in questo momento possiamo tranquillamente tornare a lanciare, dovete inserire una mail, scegliere voi una password, vi vengono chiesti alcuni dati opzionali come nome, cognome, numero di telefono, e da lì già vi viene effettuato, senza un'email di conferma, già vi viene effettuato il reindirizzamento in piattaforma. Ok? E se qualcuno comunque ha qualche problema, a disposizione la chat online attraverso il nostro sito, che vi dà l'opportunità di parlare con un consulente in maniera diretta, e quindi di darvi supporto in una forma veramente molto molto immediata. Ok? Quindi vi dicevo, DAX, oro ed euro-dollaro sono i tre asset. Parleremo quindi del DAX con questi tre motivi che avevamo elencati. Ovviamente fondamentale, prima di iniziare un'attività di scalping, obiettivi e rischi. Okay? Molti di voi sottovalutano, poi lo vedremo nella curva psicologica del trader, molti di voi sottovalutano questi primi concetti che vi sto sottolineando. Il discorso fondamentale qual è? È che se io non vi do o se voi stessi non vi date, meglio dire in questi termini, un obiettivo di target e un obiettivo di rischio, lasciate perdere, non fate trading. Ok? La mia domanda quando io inizio a fare trading è: con una qualsiasi tecnica, al di là dello scalping, e quanto sono disposto, quanto desidero guadagnare, quanto desidero avere come mio obiettivo oggi e quanto desidero rischiare oggi. Ok? La risposta è molto più semplice di quella che avete, che sembra sostanzialmente. E perché? Io devo pensare, io voglio fare trading dall'1 di gennaio al 31 dicembre. Ok? Domanda: faccio solo scalping? Sì. Altra domanda: quanto voglio realizzare io
in un anno. Ipotesi, 30%. Ok? Ipotizziamo che, non so, ad esempio, 1.365 euro sia il mio 30%. Ok? Ipotesi, voglio fare 365 euro in un anno. Diviso il numero di giorni, teoricamente io devo guadagnare 1 euro al giorno. Ok? Questo è il mio obiettivo giornaliero. Ovviamente, poi, questa è la teoria, poi nella pratica capirete, vedrete che non è solo 1 euro al giorno, ma magari bisogna toglierci sabato e domenica in cui non operiamo, magari bisogna toglierci le giornate di mercato in cui non operiamo e quindi sotto questo punto di vista dovete fare questa moltiplicazione e capire effettivamente il target che vi date. Un target molto personale perché ovviamente ognuno di voi lavora con un determinato conto trading e ognuno di voi dà un valore al proprio capitale, ai propri soldi, in una maniera molto molto soggettiva. Okay? Quindi questo non ve lo posso dire io, per me guadagnare 100 euro al giorno può essere tanto, per altri guadagnare 100 euro al giorno può essere poco, insomma, è un fattore molto soggettivo. La cosa importante da stabilire in funzione al mio target, devo capire effettivamente, devo capire il valore del contratto che sto lavorando. Okay? Attualmente ho fatto qui cifra tonda, il DAX in questo momento, lo vedremo poi in piattaforma, abbiamo inserito un valore del contratto in punti di 13.000 punti. Okay? Cosa vuol dire? Che se ogni punto vale 25 euro, devo essere consapevole che nel momento in cui apro un contratto sul DAX, sto movimentando a mercato 325 mila euro, ok? E, al di là dei soldi che avete sul conto, ok? Il calcolo è presto fatto, perché sotto questo punto di vista, se io ad esempio realizzo un lotto sul DAX e mi vengono chiesti comunque un 3.000 euro di margine, ok? Devo essere consapevole che comunque sto movimentando 325.000 euro, ok? Ovviamente se io ho sul conto 50.000 euro, ok? Io sto utilizzando 3.000 euro di margine, però in realtà la leva che sto utilizzando è praticamente quasi un asset, ok? 6.5. Quindi in realtà il mio livello di esposizione sulla mia posizione totale è sostanzialmente di 1 a 6, ok? Ovviamente se ho 10.000 euro, idem, ok? Devo fare 325.000 euro diviso il valore dei soldi, quindi il capitale che ho sul conto, ok? Lasciando perdere il margine che viene richiesto sull'apertura della posizione, ok? Qui viene in aiuto il New Balance Protection, perché comunque sapendo che non potete perdere più di soldi depositati, il rischio massimo che correte voi sia nell'attività di scalping sia nell'attività in generale con XTB, nel momento in cui state operando, è sicuramente il valore del capitale che avete depositato. Quindi se avete depositato 10.000 euro, rischiate al massimo 10.000 euro e così via. Nel frattempo vi invito sempre a fare delle domande in modo tale da chiarire ogni aspetto. Voglio che, insomma, questo webinar sia il più interattivo possibile, che possa essere e che io possa essere il più chiaro possibile nell'esposizione dei vari punti che stiamo analizzando. Ok? Avevamo detto prima l'analisi della volatilità. Conoscete quindi l'analisi fondamentale, conoscete per sommi capi l'analisi tecnica, però che cos'è l'analisi della volatilità? Una definizione che potete trovare tranquillamente su qualsiasi
diciamo, enciclopedia su qualsiasi comunque sito internet che parli di volatilità. La volatilità è un concetto matematico, sostanzialmente, è una misura della variazione percentuale del prezzo, okay, come definizione primaria. Cosa vuol dire? Io devo capire uno strumento finanziario in un determinato lasso di tempo, di quanto si muove il prezzo. 10 punti, 50 punti, 60 punti. È un fattore importante perché ovviamente se io sto facendo un'attività di scalping, io ho bisogno di asset che si muovono, ok? Che abbiano una variazione di movimento rispetto al valore del contratto, ok? Quindi non che si muovano come magari possono fare, come può fare un'azione o come può fare una materia prima, però che si muovano in funzione la variazione del prezzo sia proporzionale al valore del contratto, ok? Quindi questo è un po' la definizione. E che ovviamente questa volatilità che si produce, si possa ovviamente testare e poi andare a misurare ovviamente nel passato, che poi è l'unica formula che abbiamo sostanzialmente. E abbiamo anche un discorso di volatilità implicita, ok? Che deriva dal prezzo di mercato delle opzioni, ok? Cosa vuol dire dalle opzioni di uno strumento finanziario per scadenze future attualmente scambiate? Io personalmente, presentandomi prima, faccio un passo indietro. Chi mi conosce sa che io lavoro tanto anche con le opzioni classiche, ok? Le opzioni classiche sostanzialmente ci permettono di capire la volatilità di uno strumento, okay? Purtroppo non tutti gli strumenti hanno un indice sulle opzioni classiche. Ve lo faccio vedere un attimino in piattaforma, tanto per farvi capire. L'S&P 500, tanto per dirvi, ha ad esempio un indice che è il VIX, scritto in piattaforma VOLX, eccolo qui, che è sostanzialmente la volatilità dell'S&P, dello Standard & Poor's 500. Ok? È sostanzialmente il volume delle opzioni scambiate sullo Standard & Poor's 500. Ok? Sull'S&P 500 abbiamo questo indice che ce lo esprime. Purtroppo sul DAX attualmente non abbiamo un indice così preciso che ci possa definire, che ci possa esprimere un po' la volatilità, ok? Però è un concetto che voglio sempre tenere sotto mano, perché quando poi chi di voi vorrà aderire al nostro progetto di scalping, che faremo tecniche avanzate, parleremo anche di questi concetti in una maniera più dettagliata, d'accordo? Un fattore chiave da tenere sempre in considerazione è la volatilità oraria, ok? Volatilità oraria che ci permette, come vedete, qui è un grafico che mi sono tracciato io, che ho calcolato io da una serie storica, mi sono messo lì con tutti, con un bel foglio Excel per cercare di proporzionarvi questo grafico. Vedete il grafico, la linea rossa è la volatilità media, e poi avete la volatilità oraria tracciata per ora, quindi dalle 8 fino alle 22. Le 8 è la prima candela, le ore 8 rappresenta la prima candela, l'ora 21 è l'ultima candela, perché sapete che alle 22 il futures del DAX chiude. Ok, è una questione piuttosto importante che molti di voi mi chiedono o mi dicono. L'unica fonte ufficiale del DAX è il sito web Eurex, ok? Punto. Tutti gli altri siti che vi danno quotazioni del DAX al di fuori di questo orario, dalle 8 alle 22, sul mercato dei futures, sono market maker, ok?
Quindi cosa vuol dire? Che hanno sostanzialmente un software simulatore che replicano con un algoritmo, fanno una proiezione del prezzo. Però il mercato del DAX, il futures del DAX, quello che noi stiamo lavorando in questo momento, va dalle 8 alle 22. Quindi se il vostro broker o la vostra piattaforma vi dà il prezzo alle 22:30 sul futures del DAX, mi dispiace, ma non è un prezzo da tenere in considerazione. Okay? Quindi è assolutamente fondamentale partire da questo presupposto. Perché? Perché comunque molti di voi me l'hanno chiesto, molti di voi, ovviamente clienti e non clienti, me l'hanno chiesto, e ovviamente io sono ogni volta devo ogni volta ribadirlo, perché è fondamentale capire che il DAX ha un orario che va dalle 8 alle 22, punto. Fonte ufficiale Eurex. Ok, lo potete trovare tranquillamente nella pagina cliccando su Google Eurex. Trovate tranquillamente Eurex DAX, trovate gli orari del trading. Ok, e come vedete, la volatilità oraria è abbastanza interessante da capire, perché dalle 8, nel momento in cui apre, abbiamo proprio una volatilità, come vedete, che coincide con la volatilità media. Poi si sviluppa quella che io dico l'orario più importante, l'orario più significativo, dalle 9 alle 11, in cui abbiamo una volatilità tendenziale, e in cui, diciamo, in questo orario qui generalmente si tende a definire già la candela daily. Ok, assolutamente fondamentale, prima di iniziare a fare scalping, definire la candela daily, in modo tale da poter capire effettivamente che giornata stiamo vivendo. Okay? Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio molto banale. Quando voi andate, comunque andate al mare, ovviamente ci andate quando c'è il sole. È un po' la stessa cosa, così, in questo, quando si fa trading sostanzialmente. Max, mi chiede, quando, non vorrei perdere tempo né farlo perdere a voi, si parla di tecnica, di scalping sul DAX oppure no? Max, queste sono le premesse, appunto, per parlarti della tecnica. Altrimenti, se non ti dico questo, poi comunque mi dirai come ci si è arrivati a questo. Quindi un attimino di pazienza e ci arriviamo. Ok, cercherò di essere un po' più rapido nell'esposizione delle slide, così passiamo direttamente in piattaforma. Quindi fattore fondamentale: capire un attimino l'orario dalle 9 alle 11, è un orario fondamentale nel DAX, perché vi permette di stabilire ovviamente la candela daily. E poi, come vedete, dalle 15 fino alle 17 abbiamo la fase di mercato laterale, una fase di mercato che ci permette di lavorare proprio sulla volatilità media. Okay? Dalle 18 alle 22 già abbiamo un momento in cui il DAX si muove molto poco ed è difficile lavorarlo anche in scalping. Le giornate migliori sostanzialmente, in funzione del rapporto dei volumi, abbiamo martedì e mercoledì, come vedete, le giornate migliori per effettuare attività di scalping. Questo ovviamente basato sull'ultimo mese. Ovviamente bisogna fare sempre delle review per cercare di capire se questi dati cambiano. Direttamente dall'Eurex ho preso questo grafico per farvi capire anche un po' la dimensione dei trades effettuati. Come vedete, la parte blu corrisponde un po' all'analisi fondamentale, la parte verde all'analisi tecnica, e qui sopra abbiamo, tanto per farvi capire, questa linea che vedete qui, l'analisi della volatilità, per farvi capire un attimino la dimensione di questa analisi qui della volatilità. Quindi il volume che si produce dietro questa analisi qui, e perché purtroppo molti trader la
la sottovalutano. Ok? Riflettiamo un secondo se parlare di scalping sistematico o discrezionale. Ok? Io personalmente, molti di voi mi chiedono sempre: c'è un EA che può far girare questo scalping? Oppure c'è un dobbiamo farlo in maniera manuale? Diciamo che la combinazione giusta è sempre una via di mezzo. Ok? Quindi ci sono dei fattori, delle condizioni chiave che secondo me bisogna rispettare. Poi da lì bisogna ovviamente cercare una combinazione. Tra le due cose, ok? E psicologia del trader, ok? Molto velocemente, questa è un po' la psicologia nel mondo del trading, ok? Si passano da punti di ottimismo a euforia, da euforia a addirittura panico e scoraggiamento, depressione, per poi arrivare e ritornare a sollievo, speranza e ancora una volta punti di ottimismo. Come dovrebbe essere, diciamo, la psicologia di uno scalper? È l'unione tra questi due punti, ok? Lo scalper deve avere l'unione tra il punto A, che è il punto iniziale di ottimismo, e il punto B, che è sempre il punto di ottimismo. Quindi cercare di attenuare queste due fasi, perché altrimenti non si può effettuare scalping, ok? Quindi questa fase qui è la psicologia dello scalping, unire questa fase qui e cercare di appiattire un po' quest'onda, queste onde che hanno generalmente i trader a livello di trading. Passiamo quindi un attimino anche alla pratica, ok? Così riusciamo anche a definire un attimino alcuni punti chiave, alcuni punti cardine. I tool che vi mette a disposizione la piattaforma sono l'analisi dei volumi, gli strumenti di volatilità e ovviamente i tool di gestione che vedremo direttamente in piattaforma. Gli ingressi che faremo saranno determinati in un grafico che francamente per me non c'è tantissima differenza tra un M1, M5, M15, è semplicemente un modo distinto di vedere alcune fasi del mercato da ottiche, quindi da momenti differenti. Limitiamo gli indicatori, ok? Perché? Perché più che altro i moving factor saranno determinanti e gli indicatori, secondo me, non abbiamo bisogno di 150 indicatori e ne basta uno per cercare non di determinare le vostre operazioni, ma di capire effettivamente, di darvi un'orientazione, cercare di darvi il cosiddetto punto di equilibrio. Ok? Le gestioni delle posizioni saranno fondamentali, gli stop loss dinamici, l'equity line a livello del margine, ovviamente le congestioni identificate e una importante novità che abbiamo noi, il cashback. Ok? Fondamentale sotto il punto di vista della gestione monetaria, e avere anche un cashback attivato, perché vi permette poi di accumulare non solo gain sui trade, ma anche gain sui volumi realizzati. Ok? Poi ovviamente in fasi successive parleremo di tecniche avanzate con l'analisi dei book, lo spread scalping e l'analisi dei gap. Ok? Quindi trasferiamoci in questo momento direttamente in piattaforma. Io avevo qui già un bel grafico settato. Oggi c'era lo ZEV sostanzialmente. Commentavo prima con Fabio, peccato di non aver fatto questo webinar un'ora prima, perché come vedete già lo ZEV ha prodotto una volatilità piuttosto significativa, piuttosto interessante, quindi ha fatto due impulsi veramente ottimi e ci potevano dare delle occasioni di trading veramente fondamentali. Cosa si intende per mercato diciamo laterale? Ok, allora trasferiamoci prima cosa sul mercato su un grafico di 1 sostanzialmente. Lo vediamo in questa fase qui,
Come vedete, avete l'analisi dei volumi in basso. In questo momento il DAX, possiamo cancellare qui altre cose in modo tale da vedere il grafico in una maniera piuttosto chiara. Come vedete, in questo momento qui siamo in una fase di mercato laterale, ok? Non è una fase di mercato tendenziale come magari poteva essere questa qui. Ok, questa parte qui o questa zona qui, ancora meglio, se dobbiamo tornare un attimino ad individuare queste fasi, abbiamo fase tendenziale, ok, questa zona qui, questa è la fase tendenziale, poi abbiamo qui sopra la fase laterale, ok. Quindi di congestione che ci interessa a noi e che ci permette a noi di lavorare poi in scalping. E poi abbiamo qui sopra la fase di breakout. Ok? Fatta questa fase di breakout, come vedete, questo a livello giornaliero sono le tre fasi di mercato, si sta ricreando una fase laterale. Ok? Ormai già da diversi giorni. Ok? Quindi sono consapevole di questo. Ok? Come vado a calcolarmi i miei livelli di volatilità? Dunque, i miei livelli di volatilità in questo momento qui, abbiamo preso diciamo la congestione ideale su cui possiamo andare a lavorare. Intanto cerchiamo anche di inserire un primissimo ordine sostanzialmente anche a mercato short in questo momento qui, in modo tale da non perdere diciamo questi primissimi trade e come vedete abbiamo una fase piuttosto importante che ci permette un attimino di capire come stabilire i nostri livelli di volatilità. Allora, su un mercato come il DAX, generalmente le congestioni che a me piacciono, le congestioni che comunque ci fanno un po' lavorare in una maniera buona, in una maniera interessante, sono queste qui, come vedete, che in un arco di tempo molto stretto, quindi in una fase veramente molto molto stretta, quindi che si è creata come vedete in poche giornate, sostanzialmente in una giornata si è creata questa fase qui in poche ore, mi ha creato un massimo e un minimo piuttosto interessante, quindi con una distanza, quindi con una volatilità appunto piuttosto importante che possiamo in questo caso qui identificare nell'ordine dei 75 punti. Ok, quindi questo è il mio primo livello di volatilità, d'accordo? È la mia prima fase di congestione. Fatto questo, possiamo tranquillamente tramite i livelli di Fibonacci cercare di e inserire i nostri livelli di Fibonacci in modo tale da settare già i miei punti di uscita, i miei punti di entrata, perché ho bisogno di avere degli stop loss mentali, ok? Mentali cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente che devo inserire operazioni a mercato, ma devo essere consapevole che in questo caso qui il livello di 13.031 e il livello di eccolo qui 12.954.2 rappresentano i miei breakout, quindi la terza fase di mercato, e rappresentano i miei stop loss di mercato. Se il DAX non esce da questi livelli qui, io all'interno di questa congestione posso tranquillamente trovare le mie zone di acquisto e le mie zone di vendita. Ok, fondamentale capire che ovviamente abbiamo lo zero, il nostro livello di volatilità zero sui 13.031.5 e il livello di volatilità di 12.954, il livello di volatilità 100. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente io cercherò di muovermi in questo rango laterale, ok? In questo caso qui, questa zona qui bassa sarà
la nostra zona di acquisto, ok? Questa zona qui, e questa zona qui sarà la mia zona di vendita, ok? Questa è la mia prima zona di vendita, d'accordo? Queste sono le zone su cui devo andare a lavorare. La zona intermedia, che è composta tra il 38,2 e il 61,8, ve lo cerco di identificare con un colore un po' più abbagliante, vediamo il bianco, eccolo qui, lo vedete meglio così. Quindi livello 0 breakout rialzista, livello 100 breakout ribassista, fattore fondamentale quindi andare a lavorare su questa congestione qui, okay? Che sono 75 punti di congestione. E un fattore chiave piuttosto importante anche da capire è che all'interno di una congestione si possono creare altre congestioni, okay? Ad esempio, altre congestioni che si vanno a creare proprio ieri in un trading room. Mi è successo questa micro congestione qui, ok? Tanto questo lo facciamo verde così lo identifichiamo come zona buy, ok? Eccolo qui, zona buy, zona sell, ok? Queste congestioni qui, queste micro congestioni qui ci permettono anche di lavorare anche su un'ottica piuttosto importante a livello daily, perché poi ci fanno ovviamente collocare degli ordini veramente molto molto interessanti. Quindi abbiamo anche dentro la nostra congestione abbiamo anche delle congestioni, delle micro congestioni che ci permettono di lavorare sul mercato e ci permettono ovviamente di creare delle sotto posizioni sulle posizioni che io ho già inserito a mercato. Ok, quindi questo è un fattore fondamentale che bisogna sempre tenere in considerazione, che i mercati laterali al proprio interno lavorano su queste congestioni qui. Ok, fattore fondamentale. Quando inseriamo, come vedete in questo momento qui siamo proprio al limite, come vedete siamo poco sotto il 38,2. Io ho inserito uno short, anche se non era proprio l'area migliore per shortare. Diciamo, l'area migliore per shortare era un po' più sopra, quindi intorno ai 13.013, ok? L'ho voluto inserire così magari cerchiamo anche di capire se il mercato poi ci va contro, come gestire le posizioni. Mi è successo ieri in particolare. E, come inserire gli ordini? La X Station vi permette di inserirli qui in alto a sinistra con il tool che avete qui. Settate direttamente i lotti, ok? I lottaggi potete inserire da 0,01 fino a 10 lotti, rimane fisso, quindi poi non lo dovete cambiare se non avete esigenza, ok? E ovviamente qui avete i pulsanti di acquisto e vendita. E per quanto riguarda invece il take profit, andiamo a settare il take profit direttamente aprendo questa piccola mascherina, ok? In questo caso qui, ad esempio, io posso iniziare a lavorare con take profit di 3/5 punti. Semplicemente devo scrivere 3.0, tanto per darvi un esempio, e ovviamente spostarlo sulla slide su on, ok? Quindi 3.0, ogni operazione che io andrò ad inserire avrà un take profit di 3.0, ok? Quindi di 3 punti, quindi sono 75 euro. Altro fattore fondamentale da tenere in considerazione nel momento in cui si utilizza questa tecnica qui, è inserire sempre, dico sempre, il take profit automatico, ok? Guardate, negli ultimi anni l'errore che ho visto di più fare è chiudere le posizioni manualmente, ok? Ve lo faccio vedere qui. Se aprite una posizione, aprite qui una posizione come
abbiamo fatto in precedenza, sostanzialmente, avete l'opportunità sempre di inserire il vostro livello di take profit anche successivamente. Quindi anche qui, quando inserisco il mio livello di take profit, ok, posso inserire 3.0 e fare applica. Ok, applica in modo tale da lasciare questa posizione sul mercato e semplicemente attendere la chiusura. A me personalmente poco importa adesso se il mercato sale o scende sostanzialmente. Se scende non mi farebbe tanto piacere, perché in realtà arrivo in una zona in cui un 50% di volatilità che non mi permette poi di avere un rapporto rischio-reward piuttosto equo e piuttosto produttivo, ok? Quindi in questo caso qui una raccomandazione che vi posso fare è attendere proprio queste zone. Vi dicevo, mi sarebbe piaciuto iniziare un'ora prima, avrei fatto sicuramente un gran bel figurone, perché proprio un'ora prima eravamo arrivati, vedete, su questa zona qui dei 100, sostanzialmente questo che mi andava a replicare questo minimo di volatilità qui sotto, che ovviamente vi segnalo qui, era sostanzialmente questo minimo qui di volatilità piuttosto importante che avevamo segnalato. Perché qui veramente si poteva andare long anche a leva massima sostanzialmente, ok? E voi mi direte addirittura sì, addirittura sì, perché in realtà qui il vostro risk reward, che poi è il fattore chiave, il fattore più importante, era proprio praticamente paio di punti sostanzialmente. Come vedete qui, se riusciva a prendere questo trade qui, avevamo appena 5-6 punti di stop loss sostanzialmente. Quindi il rischio sicuramente era commisurato. Avevamo qui la possibilità addirittura di prendere 80 punti, quindi un rapporto veramente oltre quasi 1 a 20, addirittura 1 a 15, quindi era sinceramente un rapporto veramente molto molto interessante. Quindi sotto questo punto di vista noi cerchiamo di lavorare proprio in questo modo qui, evitare queste zone qui centrali del 50%, a meno che non ci sia una congestione più piccola come quella di ieri che vi ho segnalato con questo schema qui. Infatti ieri stavamo proprio operando in questa fase qui, poi c'è scattato l'edging qui sotto proprio sui 12.992, perché ha avuto questo breakout al ribasso fino al 78.6 della congestione più grande, e da qui come vedete poi è ripartito al rialzo fino al 38.2, ok? Marcello qui mi chiede quanti giorni indietro utilizzi per analizzare la volatilità e la congestione. Allora, Marcello, è sì una domanda assolutamente ottima, eccezionale, Marcello, perché in realtà le congestioni, i punti di volatilità di cui voi avete bisogno rientrano nella definizione che vi ho dato prima. Prima vi ho detto la volatilità è la variazione percentuale di prezzo in un arco di tempo definito. Allora, il nostro arco di tempo definito, essendo scalping, è molto breve, ok? Quindi in questo caso qui, e guardate, io sto lavorando qui a 15 minuti, tanto per dirvi, potremmo mettere anche a 5, non cambia assolutamente nulla, sinceramente non cambia, a me non mi interessa. A me la cosa che mi interessa andarmi ad identificare queste congestioni. È una variazione di prezzo in un arco di tempo veramente stretto. Come vedete, qui ci sono stati 75 punti, ok, di differenza in un'ora sostanzialmente. Quelli per me è un livello di sono livelli di volatilità che io posso utilizzare. Se vado un po' a ritroso, come vedete, ho anche su e giù piuttosto importanti, ok. Però qui identificare i livelli di volatilità come li avete in questo caso qui, come li abbiamo in questo caso qui identificati, è un po' più difficile, perché
questo caso qui, i livelli di volatilità su cui io potevo lavorare erano magari questa zona qui. Lo vediamo questa fase qui, ok? Era magari un livello di volatilità, ok? Questa parte qui, perché avevo qui una differenza piuttosto significativa, piuttosto importante. Vedete, qui ho un primo impulso, un secondo impulso, poi ovviamente dipende anche nel momento in cui tu stai guardando il grafico, ok? Un terzo impulso, e poi qui ho delle micro congestioni che mi permettono di lavorare. Diciamo, l'ottimale che io ho in queste situazioni è avere proprio questi lampi, per così dire, che poi ci definiscono un po' tutta la congestione. Guardate che non sono rari, anzi, vi posso assicurare che se voi vi collegate alle 9 sul DAX, tranquillamente avete una possibilità molto chiara e molto netta di individuare questi livelli di volatilità. Come vedete, la fortuna in questo momento non mi assiste, perché in questo momento qui, dopo questa fiammata dell'ora precedente, il mercato si sta un po', la volatilità si è un po' abbassata. Quindi, come vedete, ho aperto una posizione e sta ancora lì traccheggiando. In questo momento siamo a meno 10, quindi vi lascio immaginare ancora, in questo momento non abbiamo grandissime volatilità. E vi dicevo prima una cosa importante che non volevo tralasciare, è il discorso del take profit automatico, ok? Take profit automatico perché abbiamo qui a disposizione la possibilità di utilizzare uno dei più grandi svantaggi nel mondo del trading a nostro favore, ok? Sto parlando dello slippage, ok? Tutte le piattaforme hanno slippage, chi più chi meno, tutte hanno slippage. Okay? Anche noi ce l'abbiamo, inutile che vi dica di no, insomma. Noi qui, inserendo questo livello di take profit, okay? Qualora il DAX dovesse effettuare una fiammata, come ha fatto in precedenza, nella precedente ora, al ribasso, ok? Ovviamente, anziché andare a prendere 75 euro di take profit su questa posizione, e posso addirittura prenderne di più, magari anche 100. Attenzione, è una cosa che, se voi andate a vedere tutti i webinar che ho fatto io in precedenza sul mio canale YouTube, ci sono un sacco di webinar registrati, fatti con i clienti in linea, dove vedete che parliamo sempre di questo famoso slippage positivo. Perché se io ho in mente di fare 5-6 operazioni, ipotizziamo 5, e su ogni 5 operazioni ho sostanzialmente 10 euro in più di gain, sono 50 euro in più, come 10 potrebbero essere anche 100, per carità, dipende dalla posizione. E oltre a questo, su quei 5 operazioni ho fatto anche diciamo, un discreto numero di volumi, quindi in questo caso qui 5 volumi, ok? Dove ho il ritorno del 20%, ok? Quindi in realtà, calcoli fatti, sostanzialmente, se prendo qui la calcolatrice, il mercato, ho guadagnato 75 per 5 operazioni, sono 375 di gain, più altre 100 euro di slippage, più le commissioni che quindi sono 4,75. Commissioni che ho lasciato in questo caso qui sono 125 per 0,25, quindi il 25% di ristorno con il famoso cashback, sono 31,25 euro di cashback, quindi di ristorno commissionale, che sommati alle 375 accumulati, quindi io su 5 operazioni sono andato a guadagnare in tre forme distinte. Il primo sul take profit, il primo sul slippage della posizione, il secondo sul cashback accumulato, ok? Come vedete, in questo momento qui il DAX è praticamente fermo, siamo a meno 5, 2,50, vedete, meno 10, quindi vediamo un attimino se si aumenta un po' la volatilità in questa ultima parte del webinar, per cercare almeno di riuscire a finalizzare un'operazione. Però, per chi fa lo scalper, queste considerazioni sono chiave, ok?
Altra cosa fondamentale che vi metto a disposizione la piattaforma, d'accordo? Qual è? È che se io qui avessi tre posizioni aperte, ok? Ad esempio due in guadagno e due in gain, come vedete qui sotto ho il riassunto della mia posizione e ho il profitto totale, d'accordo? E posso qui decidere di fare chiudere, chiudi tutte, o chiudi in ordine in profitto, chiudi in ordine in perdita con un semplice clic, cosa che magari altre piattaforme non hanno, ok? Quindi è una cosa assolutamente fondamentale in questo caso qui cercare di ottimizzare sempre questi trade qui. Ad esempio, in questo caso qui, siccome la volatilità è piuttosto bassa, posso andare anche a decidere di chiudere la mia posizione e portarmi a casa questi primi 15 euro. Perché? Perché ho fatto questa operazione? Perché se io dopo, se io apro qui, vedo il mio storico, se ho aperto un'operazione, ad esempio, come in questo caso qui, alle 12.10, scusate, non alle 12.10, alle 11.55 e in 20 minuti ho avuto una volatilità di 4 punti, il mio take profit di 5 punti non è più valido, ok? Quindi questo è un fattore fondamentale da capire, d'accordo? Quindi non è che io mi metto lì e dico, vabbè, ci riprovo, lo lascio così. Si sa mai, no, perché adesso, come è successo ieri, questa fase qui, guardate, in questa zona qui, ok, è probabile anche che io magari per errore sono entrato short, sprofittando questa volatilità qui, però poi il mercato mi va contro, d'accordo? Quindi in questo caso qui magari il mercato può anche farmi una spike ribassista, andarmi a prendere anche il take profit, non c'è problema, e tornare su. D'accordo? E ricollocarsi su questa zona qui, che poi è la mia zona ideale, segnalata in rosso, per andare a shortare il mercato. Quindi questi tre fattori che vi ho elencato non è che sono importanti, sono fattori chiave per fare una buona attività di scalping, ok? Buona attività di scalping è colui che mette da parte le emozioni, valuta il passato e valutando il passato cerca di capire quali carte sono rimaste un po' nel mio mazzo, ok? Quindi è assolutamente fondamentale avere questa view e questa flessibilità. Ma perché? Perché non è che la mia tecnica è infallibile al 100% e non è che il mercato mi dà ragione sempre al 100%. Quindi questa situazione qui è abbastanza importante capire, abbastanza accumulare, abbastanza importante anche accumulare queste nozioni per cercare poi di essere pronti per qualsiasi situazione di mercato. Ok, approfittando di questa scarsa volatilità, vi volevo fare anche un esempio. Io ieri, questa era la giornata di ieri, questa segnalata in giallo. Ok, stavo tradando come ogni lunedì con i miei clienti sul DAX. Ok, stavo tradando. Cosa è successo? Che stavamo studiando questa situazione, questa congestione, ok? Ci eravamo messi long, ci eravamo messi. Qui il mercato mi ha rotto. Qui io avevo un edging, ok? Avevo un edging e un edging che di quanto era il mio edging? Questa è la domanda che mi fanno tutti. Il mio edging in questo caso qui era sostanzialmente del valore della mia congestione. Perché utilizzo questa tecnica? Perché questa tecnica, andando a sfruttare tre fasi, quindi trend, congestione e breakout, vi permette di capire e di stabilire anche l'entità dei vostri edging, ok? Alcuni mi chiedono perché nel frattempo leggo anche le domande. Alex, in particolare, non ho capito bene il fatto del cashback accumulato. Ok, Alex, questo è fondamentale. E chiedo, non so se è ancora in linea Max, però Max, quando mi dicevi di tecnica, queste sono le fasi preliminari della tecnica. Ok, ci vorrebbe una giornata intera per spiegarti poi tutta la tecnica. Queste sono assolutamente fondamentali. Per capire bene tutta la tecnica di scalping, ok? Alex mi chiede: allora, mi sono perso quella domanda.
Ah, il cashback, eccola qui. Il cashback sull'operazione accumulata. Allora, vi dicevo prima, lo scalper non guadagna solo sul capital gain della posizione, guadagna anche sulla slippage della posizione come secondo gain e guadagna sul cashback. Voglio dire, se io faccio 5 trade, ok, e ho generato uno spread 5 per 25, 125 euro. Io qui ho un ristorno dello 0,25%, quindi che sono di 31 euro che io, Andrea di XTB, ogni mese ti ristorno. Ok, io ogni mese, qualità di XTB per gli scalper, io ristorno una parte delle commissioni pagate perché per agevolarti e quindi ridarti indietro una parte. Un cosiddetto cuscinetto che tu puoi farci quello che vuoi, puoi ritirarlo, puoi utilizzarlo per fare scalping, puoi anche fare gain. Io addirittura avevo un cliente che chiudeva tutte le posizioni a zero, pensate voi, ne apriva tantissime, chiudeva tutte le posizioni a zero, ne apre tantissime, le chiude tutte a zero e si porta a casa il suo guadagno, il cashback, sostanzialmente. Quindi questo è un esempio perché. Perché io dico, io sono assolutamente neutro sul mercato, ok? Perché non ci capisco magari nulla, per me è ebreo, e mi porto a casa solo ed esclusivamente il cashback. Ed è un fattore che sostanzialmente è valido, d'accordo? Un'altra domanda che mi viene posta, qui direttamente in chat, è dopo Alex, ecco qui Enzo. Hai target di punti in base al time frame? No, Enzo, no. Enzo, il fattore time frame qui non c'entra, a me non interessa. Ok, ti ripeto, io qui mi posso mettere a un minuto, ok, a 5 minuti, a 15 minuti, che sono, diciamo, i tre time frame più stretti. Che abbiamo noi, quantomeno, poi ci sono magari altre piattaforme che vi permettono di mettere anche a 2 minuti, ad esempio, e a me quindi non interessa. Il mio time frame va in funzione del mio obiettivo, quindi del mio target price, va in funzione della volatilità che ho, perché prima ho chiuso la posizione. Io prima avevo 5 punti di target price, perché? Perché vedevo che dopo 20 minuti ho aperto una posizione, non mi chiudeva la posizione, allora la chiudo prima, onde evitare situazioni difficili sul mercato o situazioni che magari non riesco a gestire. Ma perché? Perché devo adeguarmi a quello che è l'analisi della volatilità, quindi all'oscillazione del prezzo, la variazione del prezzo in un determinato arco temporale. Franco mi dice anche, ho sentito parlare di trading room con i clienti, dove si trova? Sì, Franco, nella nostra pagina di XTB abbiamo delle sessioni live, eccola qui, dalla Trading Academy, Piazza Affari Wall Street, che è un altro webinar che io faccio per chi fa il mercato azionario, eccolo qui, scalping sul DAX, attualmente la sessione è prevista ogni lunedì, la sessione è prevista ogni lunedì, in realtà. In virtù della volatilità, vedete ieri la volatilità che ci siamo incrociati qui sul DAX era di 25 punti, pensate voi, veramente poco. Al di là di questo abbiamo fatto breakout e copertura, quindi comunque siamo riusciti ad applicare in pieno quella che è il valore della nostra strategia. E tramite la nostra pagina di XTB riusciamo poi anche a gestire un attimino anche le varie training room. Tra l'altro abbiamo anche collegamenti attraverso la nostra piattaforma, vedete abbiamo le news qui sotto, trade di trading, i segnali dei banks traders, come vedete in funzione del livello di servizio che desiderate voi attivare. Poi qui nel FAQ glossario vedete qui gli ultimi video. Una cosa piuttosto interessante che noi di XTB cerchiamo di inserire un po' nella nostra piattaforma, come vedete, un ambiente di lavoro che vi permetta di massimizzare un po' tutte le attività di scalping. Io, finita questa sessione, andrò direttamente qui nella sezione news e per tutti i miei traders pubblicherò questi livelli che ora sto sostanzialmente condividendo con voi, ok? Quindi sono livelli che vi permettono di
di lavorare appunto sul DAX e di capire effettivamente come settare un po' la vostra strategia. Un fattore fondamentale che bisogna capire è questo. Vedete questo spazio vuoto tra il 50 e il 61,8%? Ok, questo spazio vuoto serve appunto per stabilire il vostro livello di rischio. Ok, cosa vuol dire il mio livello di rischio? Se io entro short qui, in questa fase qui, che attualmente è rappresentata tra i 12.992 e 12.982, quindi sono 10 punti, è una fase di prezzo che ovviamente vi dà un 50-50% di probabilità sul mercato. Ok, cosa vuol dire? Che se io entro qui, io devo essere consapevole che la mia distanza tra il mio livello di stop loss o il mio livello di hedging o il mio livello di trailing stop e la mia posizione è sostanzialmente questa. Ok, me la faccio magari di colore, vediamo un po' blu, magari così si differenzia dagli altri grafici. Eccola qui. Questo è il mio livello, la mia distanza, quindi più è distante la mia posizione da questo valore qui, e più sto rischiando. Ok, cosa succede? Se io entro short qui, ok, in questa fase qui, che non è una fase ottima per entrare short, e io entro short e il mercato sale e mi ritorna qui, ok, io qui continuo a comprare, in questo caso qui sto facendo un average up sostanzialmente. Con quanto continuo a comprare? Attenzione. E ovviamente lì devo essere bravo a gestire le mie posizioni. Perché? Perché se io sto entrando con un lotto, ok, io generalmente faccio così: faccio quattro entrate, mi do quattro opzioni con quattro lotti, ok? Quindi cosa vuol dire? Che sulle mie coperture saranno almeno di quattro lotti, ok? Saranno almeno di quattro lotti, ok? Quindi almeno di quattro lotti vuol dire che io qui, come livelli di hedging, devo mettere 4 lotti in buy stop qui sopra o in sell stop qui sotto. Ok? Un'altra alternativa che ho è anche mettere direttamente lo stop loss qui sopra o lo stop loss qui sotto, ok? O il trailing stop eventualmente, per far cosa? E mettermi in contemporanea un buy stop o un sell stop. Lì dipende un attimino dalla gestione, dalla capacità di lettura anche del mercato, da scusate, l'evoluzione che ha il mercato, ok? Perché ovviamente noi quello che non consigliamo mai di fare una martingala, ma di fare un'anti-martingala, ok? Quindi mi raccomando, assolutamente fondamentale. Diciamo che essendo le 12:20 siamo arrivati anche un po' al punto topic, abbiamo approfittato anche tanto di quest'ora qui. Vorrei chiudere dicendo una cosa importante. Attenzione nella gestione delle posizioni, a quando entrate short e a quando entrate long. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che se io entro short, devo essere consapevole che a livello di probabilità lo short è molto più veloce a chiudere rispetto al long. Ok, quindi io personalmente prediligo le entrate short. Questo non vuol dire che potete entrare, che non potete entrare long, ci mancherebbe altro, anzi, potete anche entrare long, ok? Dovete entrare long, ma è semplicemente per farvi capire anche la gestione del tempo. Se ho a disposizione magari mezz'ora, 20 minuti, io personalmente, avendo a disposizione mezz'ora, 20 minuti, magari prediligo gli short, ok? Noi chiudiamo questa sessione di scalping adesso con appena 15 euro di guadagno. Qualcuno mi dirà: voi, un'ora per 15 euro? Sì, è poco, lo so, non c'è bisogno di dirmelo, però vi faccio una domanda: 15 euro per 365 giorni, 5.475 euro diviso, facciamo ipotesi, un conto tipo sono 20.000 euro. 27% in un anno, vi sembra poco? Vi sembra tanto? Non lo so. Rispondetevi voi, ma non a me, a voi stessi. Ok? Questo diciamo un po' quello che io cerco di trasmettervi. Ok? E un altro fattore fondamentale da tenere in considerazione a livello macro, e qui ci aiuta il fondamentale, è questo.
Se ad esempio apro uno short e lo lascio in questo momento aperto, ok? Sto rischiando di più rispetto al long oppure no? Domanda. Risposta. Sto rischiando forse qualcosina in meno in questo momento qui. Generalmente si rischia sempre di più con lo short, ok? Però in questo momento qui forse rischio un po' di più con il long. Perché? Perché se ho una proiezione da qui a fine anno sul DAX, ok. La domanda è di quanti punti mi può salire il DAX e di quanti punti può scendere il DAX. Questa è la domanda che mi devo fare, ma qui si va un po' al di là dello scalping, ma è un po' per farvi capire di non aver paura nell'aprire le posizioni, ok? Perché dovete sempre orientarvi e capire effettivamente dove siete sul mercato. Vi faccio vedere un'ultimissima cosa, un'ultimissima chicca che ha la nostra piattaforma, calcolatrice dei lotti, come vedete, vi dice tutto, 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 tutto. Guardate. Se cliccate qui sulle info, vi dice anche gli orari di apertura. Ok? Volume, valore del contratto, margine, spread, commissione, valore in pips o in punti, swap giornaliero. Fondamentale, sul futures day swap, qualora voi convertite una posizione da long a short, scusate, da intraday o scalping a multiday, non pagate nessuno swap. Quindi questo è un fattore chiave fondamentale che dovete tenere in considerazione. È uno dei motivi per cui io vi invito a lavorare anche con questa piattaforma qui. Guardate lo spread in questo momento qui, oscilla tra 0,9 e 1,1, ok? È l'unico costo che avete, non ci sono altri spread, non ci sono altre commissioni, ok? E ovviamente da qui poi potete gestire anche i livelli, come vedete, di trailing stop, attivando ovviamente le opportune funzioni. Ok, trailing stop, ok, sia da qui sia dalla piattaforma come abbiamo fatto prima. Fondamentale, ovviamente, prima di lanciare le posizioni, aver chiaro un po' tutta la struttura che vi ho segnalato. Ok, e ultimissima cosa prima di chiudere, se avete comunque altre, visto che comunque come vedete non riusciamo a inserire altre operazioni perché è ancora fermo lì il DAX, e se avete altre domande o comunque sia volete iscrivervi anche a tecniche avanzate come analisi dei book, spread scalping e analisi dei gap, che ovviamente per ovvie ragioni in cui non siamo riusciti ad approfondire, o comunque vorrete ricevere la manuale dello scalper parte 1, ok? Diciamo, questa è una versione sintetica, ci sarà poi una versione un po' più ampia, e potete tranquillamente scrivere me o il mio staff a dandrea.dimarco@xtv.it, in età di illustrarvi queste tecniche di scalping, questa analisi di scalping. Un ringraziamento ovviamente da tutta la sala training X-Trade Brokers.